parlano d'amore. Da parte di un uomo e in Europa, l'Italia detiene il primato europeo per omicidi intrafamiliari. I numeri sono veramente impressionanti e indicano una vera e propria emergenza. Addirittura dall'inizio dell'anno oltre 50 vittime. Professoressa De Rosa, è vero che la violenza sulle donne non conosce differenze socioculturali, perché le vittime e gli aggressori appartengono a tutte le classi sociali, che il rischio maggiore viene proprio dalle persone che sono più vicine, familiari, mariti, padri, amici, vicini di casa, conoscenti stretti, colleghi di lavoro. Vicini in processi di violenza coniugale, e questo rispondo a lei, perché quando parliamo di violenza sulle donne parliamo soprattutto di violenza coniugale. Vi voglio leggere alcuni stracci di una lettera che una donna, Filomena F., nel 1924, scrive al procuratore per lei di Napoli. Da quello che leggeremo si potrà capire pure e dare parte risposta a quello che lei mi ha detto.
Questa donna scrive: solo al mondo, affidata alle cure di una sorella, ho vissuto nell'amara tristezza di una vita disagiata e piena di stenti e sacrifici. Unico mio pensiero era quello di poter lavorare per rendermi un primo tempo utile a coloro che mi avevano legato. Poi, indipendente nella vita, sciogliendo così il più grande vuoto della mia anima, e ansiosa cercavo lavoro. Cercando lavoro, questa donna risponde ad un annuncio sul mattino di un ricco signore, 45enne, che chiedeva una domestica. Sembra una storia di oggi, ma appunto sono passati quasi 100 anni. Per non portarvi nei dettagli della storia, finisce che quest'uomo seduce e abbandona questa donna, che invece crede di aver trovato l'amore della sua vita. Questa donna trova il coraggio di andare appunto dai carabinieri e denunciare quest'uomo per violenza carnale. E chiude la sua lettera dicendo: è solo troppo tardi, mi convinzi di tutto il trucco usato dal volgare seduttore, dall'esca dell'impiego offerto a mezzo dell'avviso sul mattino alle profferte di amore, dal matrimonio promesso e giurato dinanzi a Dio alle intestazioni di una congrua somma di denaro in una libretta, dalla stanza di albergo alla restituzione alla famiglia, da qui al vituperio, alla ripulsa, all'abbandono, ma financo dopo avermi straziato il corpo con tutti i più volgari tentativi del più volgare uomo, dopo avermi strappato quanto di più sacro che una donna esiste, neanche fatto diffidare dalla polizia. Sola al mondo, l'unica cosa che avevo, l'onore, mi è stato vilmente carpito con una serie infinita di inganni. Da questa lettera capiamo alcune parole chiave, temi, che ricordano ancora oggi: l'onore, il pudore, l'onestà. Sembrano dei temi ricorrenti che ancora oggi sono al centro del problema della violenza sulle donne. E da storica vi chiedo, e poi a questo punto giro anche quella domanda ai nostri ospiti più legati alla situazione legislativa, come è nata quest'idea che il corpo di una donna vada protetto assolutamente per legge, quindi quando questo viene violato significa appunto sottrarla dalla famiglia e violare l'ordine di una famiglia. Quindi potete confermare che fino al 96 la violenza sessuale era un reato contro una morale, non contro una persona. Questo significa che quello che veniva danneggiato fino a neanche 20 anni fa era un ordine sociale dovuto dalle leggi, ma non i diritti di una persona. E il fatto che nel 1920, ma vi posso fare esempi a decine per la fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, retoriche di questo tipo ricorrono, perché poi appunto è molto interessante vedere come gli uomini si difendono da queste accuse, dicendo appunto nel caso specifico, per esempio, questo uomo dice: io avevo pubblicato un annuncio che evidentemente non era per ragazze oneste, quindi il fatto che lei avesse accettato questo annuncio sul giornale significava che non era ben intenzionato. Questa donna tenta il suicidio, c'è una storia da film drammatica che però contiene in sé tutte le contraddizioni della retorica sulla violenza delle donne. Quanti di voi, leggendo giornali recenti, diciamo, abbiamo sempre questa sottovoce, questo strisciante, se l'è cercato, l'ha voluto in qualche modo, lo voleva anche lei. E insomma è una cosa eterna, che in qualche modo è sorretta dalla legge, dalle strutture normative. Dopo l'unità in poi i codici penali in qualche modo hanno risentito. L'esempio più lampante è che all'inizio degli anni 80 ancora in Italia esisteva il diritto d'uomo, cioè la possibilità di avere un attenuante di pena se si ammazzava una donna per l'onore. E allo stesso tempo il fatto, il matrimonio riparatore per divine o per matrimonio, praticamente nel 96 è stato definitivamente eliminato come possibilità legislativa. Cioè solo quando si è cominciato a dire che il diritto dell'integrità fisica delle donne è un diritto individuale e non un diritto delle famiglie tutelate in quanto tale. Questo che cosa ci apre oggi sul dibattito della storia contemporanea di oggi? E quali domande ci apre? Su cosa siamo sollecitati noi oggi a parlare? Mi vengono in mente tutti gli esempi, per esempio, si parla di onore femminile, lo associamo subito anche a valori religiosi piuttosto che a determinati regimi politici che in qualche maniera alimentano questo. In realtà, quando capiamo che invece c'è un background normativo che giustifica queste cose, la religione in qualche modo diventa meno colpevole, e questo non vale soltanto per la religione cattolica, ma anche quando facilmente, troppo facilmente, nel sentire i delitti che vengono compiuti ad esempio verso gli immigrati in Italia, si tende a giustificarli col fatto che la loro religione. Ormai ci sono studi e studi che dimostrano che l'Islam non è una religione che ha
contro le donne, ma sono interpretazioni dell'Islam che tornano poi, così come sono tornate poi in Italia alcune restrizioni religiose che sono state applicate all'ordine delle famiglie. In questo sia la Chiesa cattolica che la Chiesa che diciamo di religione islamica in qualche modo sono più innocenti rispetto a quello che nella retorica vogliono essere. Un'ultima suggestione che posso dare riguarda anche un po' un ritorno recente, magari su una grande stagione legislativa in Italia, negli anni 60 e 70, in cui piano piano le donne hanno cominciato ad ottenere dei diritti sanciti finalmente con parità, insomma, sono gli anni veramente in cui sul piano normativo le donne e gli uomini hanno raggiunto parità. Oggi sembra che in qualche modo questo stia un po' ritornando indietro, no? In qualche maniera. È vero che ci sono state leggi importanti negli ultimi anni, pensando sullo stalking. Allo stesso tempo quella legge sullo stalking viene inserita in un discorso diverso, cioè quello della sicurezza pubblica. Ricordate un po' il dibattito di qualche anno fa sull'emergenza stupri, che giustificò anche la della legge assolutamente importante, ma che rientra nuovamente in qualcosa di sovrapersonale, di sovraindividuale, cioè qualcosa che non è un diritto universale della persona. In questo senso il movimento delle donne e il suo confronto con il pensiero liberale, che ha sempre difeso i diritti universali dei cittadini, in qualche modo ha trovato un punto di scontro sui diritti delle donne, che sono comunque diritti particolari, basati sulla diversità di status e di accesso anche per esempio alla autonomia economica, cioè ormai si parla anche di violenza economica nei confronti delle donne, cioè una cosa molto più contraddittoria. Il mio compito quindi è quello in qualche modo di testimoniare il fatto che non è una novità purtroppo, e non è una novità né la realtà dei fatti, né la risposta a questi fatti, né la cultura generale, perché il problema è, studiando il diritto, noi capiamo che cosa era previsto in questi casi. Purtroppo però la realtà sociale, la cultura delle relazioni quotidiane invece è molto più ambigua. In parte, le fonti, per esempio, che ci vengono dalla letteratura o dalla poesia o dalla canzone, in qualche modo ci dimostrano che esistono degli stereotipi che in qualche modo vengono riprodotti. La canzone napoletana esalta moltissimo la donna per le sue virtù positive, ma io nelle mie ricerche su Napoli mi ispiro molto per esempio agli scritti di Salvatore Di Giacomo, che sono molto lucidi sulla descrizione napoletana del 1800, e anche lì tra le sue opere troviamo poesie e canzoni che hanno dei titoli emblematici, una che si chiama Spregio, c'è una che si chiama Vendetta, Minaccia, che significa, non vi sto a leggere i testi di queste poesie, però che in qualche modo ci raccontano una realtà molto più conflittuale, contraddittoria, nella quale il corpo femminile, l'onore femminile viene visto in maniera tradizionale, in qualche modo giustificando alcune pratiche come quella dello spregio, appunto, che fino a non molti anni fa era una prassi comune di controllo sul corpo femminile. Quindi magari mi fermo se vogliamo continuare. Quindi, grazie per questa parola, eventi irrilevanti che hanno sempre segnato e che segnano ancora la vita delle donne, che secondo gli psicologi di solito sono preceduti da segnali che dovrebbero mettere in allarme ossessioni, gelosie.